Giuseppe Di Porto si è spento a Roma all'età di 94 anni. Veniva chiamato con il nominio di Peppe, era uno degli ultimi sopravvissuti romani ai campi di sterminio nazisti. Lo hanno fatto sapere il presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. La testimonianza era stata raccolta anche dalla Fondazione Spielberg. Nacque nel 23, Di Porto aveva iniziato molto giovane a lavorare con i genitori e venditori ambulanti. La sua famiglia, erano in to totale 8 figli, era riuscita a salvarsi dal rastrellamento del ghetto di Roma nel 43, fuggendo da un cortile interno della loro abitazione. Solo il papà venne catturato e poi deportato. L'uomo si era allontanato prima del 16 ottobre e aveva proseguito con l'attività di ambulante nel capoluogo Ligure, Genova, ospite di una famiglia di amici. Il 3 novembre però non riuscì a sfuggire al rastrellamento del tempio della famosa città Ligure, venne infatti arrestato dai tedeschi e venne portato nel carcere di Marassi, dove rimase per ben un mese di tempo. Da lì poi venne trasferito a Milano, a San Vittore, da dove fu destinato ai campi di sterminio di Monowitz in Polonia, non lontano da quello famoso di Auschwitz, sempre in territorio polacco. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Dunque, Giuseppe Di Porto, un personaggio di grande valore che ha portato sicuramente un pezzo di storia che riusciva a far conoscere grazie alla sua presenza, che adesso però non c'è più. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, mi scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista. Pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsiasi natura. Grazie e Giuseppe Di Porto riposi in pace. Amen.